Io sono Giordano Emo Capodilista e conduco l'azienda agricola Conte Emo Capodilista, che è un'azienda che si trova nella denominazione d'origine controllata dei Colli Euganei, che sono dei colli, monti, io li chiamo veramente perché sono diventati colli nel 1900 per un vezzo di quelli che vi andavano in vacanza, ma sui monti Euganei, che sono a 35 miglia da Venezia, dalla laguna di Venezia, e sono di origine vulcanica. Quindi sono dei vulcani vicini al mare, vicini alla laguna di Venezia, e io li chiamo i colli di Venezia, in quanto da Malamocco e da Venezia nelle belle giornate si vedono benissimo e sono proprio i monti più vicini alla città, alla Serenissima e al mare Adriatico. L'azienda è storica, è sempre stata della mia famiglia, ormai da svariate generazioni, dal tardo Medioevo, e io ho deciso di vivere a Montecchia nel 1989, quindi ormai più di 30 anni fa, perché solo vivendo in azienda e vivendo sopra la cantina che sono riuscito a controllare il progetto che avevo in mente e che grazie anche ai miei collaboratori siamo riusciti a portare avanti. A Montecchia abbiamo una sede storica, quindi abbiamo la fattoria medievale e poi vi è una villa veneta del 500 che è stata fatta da Dario Varotari, che è proprio al centro della collina di Montecchia, che prende il nome da Monticula, quindi vuol dire piccolo monte, e che è circondata dai vigneti. È la zona più a nord dei Colli Euganei. Poi nel 2000 ho acquistato un'azienda sul Monte Castello, che è il monte più a sud dei Colli Euganei, e sopra est, dove ho voluto piantare il Cabernet Sauvignon, in quanto è molto esposto a sud, e il Cabernet Sauvignon è un vitigno che in quella zona trova una sua immediata collocazione, e anche un cru di fior d'arancio con cui ottengo il passito Donna d'Aria. Detto questo, cosa posso dire? Noi abbiamo cercato di portare avanti le tradizioni familiari e nello stesso tempo, ormai da tanti anni, facciamo anche uno spumante di OCG ottenuto con le uve di moscato giallo, che da noi si chiama, quando diventa vino, fior d'arancio, perché ricorda il fiore della zagara, gli agrumi, e che è uno spumante metodo Martinotti, fermentato in autoclave, che ha una bella acidità, una freschezza, come solo sa dare il moscato giallo sui terreni vulcanici di Colli Euganei. Non è stucchevole assolutamente, anzi, viene utilizzato, viene bevuto anche come aperitivo, è un Bellini naturale all'arancio, se posso dire, ha una gradazione alcolica bassa, ovviamente sviluppata di 6 gradi, con un residuo zuccherino di circa 110-115 grammi litro zucchero. Poi produciamo appunto dei rossi, ovviamente, che sono il Carmener, il Cabernet Franc, e il Merlot e anche un vitigno autoctono, il Raboso. I vini di origine francese sono dei Veneto Bordolesi, in quanto furono piantati a fine 800 sui Colli Euganei, dove sono molto ben acclimatati. Per Proposta Vini facciamo delle cuvée particolari, che sono le Particelle, e che sono, diciamo, delle cuvée di Cabernet Franc e di un blend di Merlot, Cabernet Franc e un po' di Raboso, come nella tradizione della mia famiglia e dei Colli Euganei. Facciamo anche un Cormenère in purezza, progetto recupero, che avendo fatto il recupero delle vecchie vigne di Carmenère che insistevano sui Colli Euganei, in collaborazione con un vivaista abbiamo moltiplicato le marce dei Cabernet che appunto erano rimasti nella nostra zona di produzione, che non sono monoclonali, ma come succedeva tanti anni fa erano tanti cloni, perché non esisteva ancora un vivaismo specializzato. E anche facciamo in purezza il Raboso, appunto, che è un vitigno autoctono che veniva utilizzato l'estate per dare acidità ai vini, in quanto veniva vendemmiato insieme al Merlot, ma che invece vendemmiato separatamente, pur essendo un po' rabbioso, quindi avendo un carattere molto particolare, riesce comunque ad avere, con una maturazione un po' più tardiva, riesce a dare delle note molto particolari, ed è un vino assolutamente di terra e della nostra terra e dei Colli Euganei. Insieme a Proposta Vini, tanti anni fa abbiamo portato avanti anche il progetto del vino della città, vinificando in purezza la Turca, e quindi facciamo qualche centinaio di bottiglie anche di Turca, che è anch'essa con le particelle date in esclusiva alla distribuzione di Proposta Vini. Io credo fortemente nella nostra azienda di produzione, nei Colli Euganei, vi invito a venire a visitarci, a vedere
quanto sono belli, sono un po' segreti perché bisogna proprio entrarci dentro, si vedono venendo verso il nord-est e si vedono dei coni vulcanici, ma bisogna entrarci, bisogna venire a incontrarci, a vederci ad assaggiare sul posto i nostri vini, che hanno tutti una matrice molto molto chiara e in degustazioni anche diciamo al buio si riconoscono subito per le loro caratteristiche e per la loro particolare sapidità e per il terroir che riescono a esprimere.